Si gioca sotto un sole estivo a Messina, oltre 30 gradi al San Filippo, benché privo di 5 titolari. Lecce subito in vantaggio con Giuseppe Vives, lesto a tramutare in rete un assist di Angelo sul traversone del brasiliano. Di prima intenzione il piatto destro, terzo gol stagionale per il centrocampista 28enne, 1-0 al quinto. La reazione del Messina con l'incornata di Biancolino, Benussi gli nega l'ingresso in doppia cifra fra i marcatori. Ai crismi della casualità il raddoppio del Lecce all'11esimo, Simone Tiribocchi azzecca il tiro della domenica, la Borabola beffa Manitta sotto l'incrocio, sembra quasi scusarsi per un cross sbagliato il trentenne attaccante. Al 17esimo sigillo personale, stagione più prolifica della sua carriera, il cileno Cordova ci prova da fuori aria e scheggia la parte alta della traversa. Nel confronto tra la miglior difesa del torneo, quella dei pugliesi, e il peggior attacco dei siciliani, al 34esimo ha ragione quest'ultimo, è Raffaele Biancolino a dimezzare le distanze, imbeccato da Cordova, decimo centro in campionato per il pitone. Abbruscato, brucia sullo scatto Rea, Manitta fa buona guardia. Dall'altro lato contatto in aria tra Polenghi e Biancolino. L'11 di Di Costanzo cerca il pareggio con Schetter che in chiusura di tempo conclude di poco oltre il palo. La squadra di Papadopoulo è la meno battuta del torneo assieme al Chievo, vicina al gol con Abbruscato ad inizio ripresa. Terzo gol del Lecce al nono lo realizza Vives con un diagonale incrociato, ma gran parte del merito va scritto a Tiribocchi. La sua travolgente percussione ha consentito al centrocampista di perfezionare la doppietta personale. A parte un colpo di testa di Biancolino sul braccio di Polenghi, non succede più nulla. Mutoliti, 500 tifosi pugliesi, al gol del Bologna a Mantova. Finisce 3-1.